Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Il titolo della puntata di oggi è Nanomedicina e Nanoodontoiatria, una nuova frontiera. Affronteremo questo argomento insieme al dottor Giuliano Angeloni dello studio Angeloni Corona che si trova a Roma. Buonasera dottor Angeloni e bentrovato. Buonasera a voi. Allora dottor Angeloni, che cosa si intende con nanomedicina? La nanomedicina è una nuova frontiera che stiamo percorrendo, nella quale grazie all'applicazione sul corpo dei pazienti di particolari cristalli di nanotecnologia siamo in grado di migliorare effettivamente la salute posturale e generale dei pazienti che soffrono spesso di dolori cronici. Tutto questo grazie a dei piccoli punti quantici che vengono chiamati anche quantum dots. Sono delle particolari microparticelle che, se stimolate da luce infrarossa o ultravioletta, rispondono emettendo una serie di frequenze di luce terapeutica che hanno degli effetti eccezionali sulla salute dei pazienti per togliere il dolore, per togliere l'infiammazione, ma soprattutto per aggiustare l'equilibrio posturale dei pazienti. La nanotecnologia ultimamente ha avuto una risposta eccezionale perché nel 2023 è stato dato il premio Nobel a tre ricercatori americani che da molti anni, quasi 30 anni, stavano studiando gli effetti di questi nanocristalli. E finalmente nel 2023 gli è stato regalato questo premio che ha effettivamente riempito tutto questo percorso scientifico, perché loro hanno effettivamente dimostrato e scoperto quali sono gli effetti chimici e fisici attraverso cui i nanocristalli sono in grado di emanare delle frequenze di luce terapeutiche che sono molto interessanti per la salute. Quindi, nell'ottica di questo discorso, quello che è importante e quello che è emerso è che da circa 9 anni sto utilizzando sui pazienti dei dispositivi che contengono la tecnologia e adesso aver scoperto che effettivamente la materia con cui questi dispositivi sono composti ha vinto anche il premio Nobel mi fa sentire veramente che siamo sulla strada giusta per cercare di aiutare i pazienti ad avere un migliore equilibrio posturale, ma soprattutto ad avere un'eliminazione di quei dolori cronici che spesso cattivi atteggiamenti posturali possono determinare sui pazienti. E la bellezza di questa esperienza è che lo facciamo senza usare farmaci, senza usare chimica, senza usare campi magnetici, ma applicando sui nostri pazienti dei dispositivi di nanotecnologia che immediatamente migliorano il funzionamento del sistema nervoso centrale. Migliorano il modo con cui il sistema nervoso centrale parla con i muscoli e quindi è in grado da solo il nostro cervello a rimettere in equilibrio la nostra postura e eliminare i nostri dolori. Che cos'è la nanotecnologia effettivamente? La nanotecnologia che applichiamo sul corpo è un particolare dispositivo di 16 mm che ha la possibilità, se applicato su dei punti importanti di connessione avanzata del nostro corpo, di dare immediatamente una risposta importante alla salute posturale dei nostri pazienti. Quindi, grazie soltanto ad alcuni dispositivi che mettiamo sul corpo, possiamo anche mettere sui recettori primari della postura, come la mandibola, l'occhio o l'appoggio podalico, per esempio, riusciamo in breve tempo a riorganizzare l'equilibrio posturale del paziente e soprattutto a tamponare eventuali disfunzioni dei recettori. Questo ci dà la possibilità oggi veramente di dare in breve tempo un nuovo equilibrio funzionale e una nuova salute ai nostri pazienti. Beh, dottore, sembra incredibile, invece è tutta realtà. Praticamente il futuro è già oggi. Ma quali sono gli effetti più importanti della terapia luminosa che si sfruttano per la salute genesi? Allora, sono già tanti anni che conosciamo gli effetti terapeutici della luce. Nella medicina già da molti anni si usano strumenti come il laser o altre terapie a base di luce. Quello che a noi interessa è riprendere di tutti questi effetti quelli che ci interessano di più, cioè avere e controllare ed avere un importante effetto antinfiammatorio. Quindi quando noi applichiamo una terapia luminosa in un paziente possiamo veramente andare a lavorare sull'infiammazione, andare a lavorare sull'edema che spesso emerge quando ci sono delle zone di infiammazione, ma la cosa più importante, una forte azione antidolorifica. Antidolorifica che non è poco, perché noi possiamo togliere dolori cronici ai pazienti che da tanti anni con cui convivono e che spesso prendono dei farmaci solo per combattere il sintomo, ma non per
batterne la causa. Noi andiamo invece proprio alla radice del problema. Inoltre abbiamo degli effetti importanti anche sull'aspetto somato-emozionale, perché lei lo sa meglio di me, nei paesi del nord dove stanno 6 mesi al buio, gli effetti della morte per suicidio sono molto più alti di noi che viviamo invece la luce solare. Quindi noi abbiamo bisogno di luce, abbiamo bisogno dell'energia che ci dà la luce solare, ma ci dà anche un equilibrio somato-emozionale. Infine, l'effetto più importante è sui muscoli. Applicare luce su un muscolo vuol dire elevare ipertono, decontrarre i trigger point e rimettere in equilibrio quindi le catene muscolari. E quali sono, dottore, gli effetti sulla postura per quanto riguarda i pazienti che indossano la nanotecnologia Tau Patch e dopo quanto tempo si possono vedere i primi risultati? Ho notato che la maggior parte delle persone che vengono in studio le trovo un po' in un disequilibrio posturale. Questo è dovuto allo stile di vita, questo è dovuto a tutto il contesto in cui viviamo. Bene, applicando soltanto 2 dispositivi nel giro di circa 60 secondi sono in grado di rimettere perfettamente in bolla il bacino dei nostri pazienti. In bolla che vuol dire? In equilibrio. Abbiamo degli strumenti che ci permettono di misurare in maniera molto semplice, come questa livella, come il bacino del paziente si trova nel momento della visita. Ecco, quello che abbiamo osservato è che noi avremo degli effetti a breve raggio, che sono proprio gli effetti più immediati che riscontriamo sul bacino, ma poi nel tempo abbiamo anche degli effetti più lunghi, che sono proprio dei cambiamenti importanti, posturali, muscolari della schiena dei nostri pazienti. Questo è un atleta che dopo un mese che portava nanotecnologia applicata sui punti di cui parlavamo, mi torna a studio con un cambiamento radicale di quello che è il suo equilibrio del cingolo scapolare. Bene, questa è la nuova frontiera, questo è il nuovo modo che ci permette di far fare al cervello quello che prima a volte facevamo con delle terapie manuali o con delle sedute osteopatiche o altre cose. Oggi possiamo riorganizzare tutto molto velocemente, che non vuol dire aver curato il paziente, ma è un buon inizio. Ma soprattutto grazie a questo riequilibrio posturale vediamo sparire quelle che sono le false dismetrie che spesso si strutturano su un paziente in disequilibrio e soprattutto osservare come cambiano proprio radicalmente le pressioni sull'appoggio podalico. Quindi abbiamo una gamma di risposte che noi possiamo misurare e studiare anche con strumenti scientifici come per esempio la baropodometria e vedere effettivamente se quel paziente risponde bene a questo programma terapeutico. E il 96% delle persone a cui noi proviamo i nostri dispositivi continuano a indossarli perché trovano veramente un grande giovamento. L'altra cosa molto importante che abbiamo riscontrato è che per noi odontoiatri che abbiamo una visione olistica e che vogliamo comunque migliorare la bocca dei pazienti, ma vogliamo anche dare una colonna meravigliosa, le due cose si integrano oggi in maniera perfetta. Per cui dare un'estetica e una funzione della bocca e dare un equilibrio posturale è diventato per noi veramente una cosa molto semplice. E la domanda che io mi pongo sempre è: a mio figlio, che terapia eseguo? Quindi noi quando trattiamo i bambini dobbiamo sempre porci la stessa domanda: e se fosse mio figlio farei questo? E io rispondo ad alta voce: sì, farei questo, perché voglio sì dei denti belli, voglio l'estetica, ma voglio anche una colonna in equilibrio e dritta. Beh, la ringraziamo molto per questa affermazione, dottore. Sappiamo, fra l'altro, che la nanotecnologia Tau Patch ha trovato anche applicazione in ambito sportivo, proprio per migliorare la performance degli atleti, è così? Esatto, sì. Io grazie alla mia esperienza ho collaborato con l'Istituto di Medicina dello Sport per quasi 26 anni, ho avuto un grande bagaglio, una grande esperienza nel trattare l'atleta di alto livello. Prima lo facevamo da un punto di vista biomeccanico, oggi lo stiamo facendo grazie all'integrazione di nanotecnologia. Perché? Perché abbiamo visto che possiamo in maniera molto rapida, grazie a dei dispositivi dedicati proprio al mondo dello sport, che sono stati costruiti con delle frequenze di luce terapeutiche specifiche, possiamo ridare anche a loro un equilibrio muscolare migliore, gli atleti per funzionare spendono meno energia e quindi sale moltissimo la loro performance. E abbiamo avuto in questi ultimi anni tantissimi casi di atleti che ci hanno dato veramente dei risultati eccezionali e ci hanno per esempio portato anche a vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi grazie proprio a della nanotecnologia che in questo caso è stata applicata proprio all'interno di un bite che l'atleta utilizzava per remare. Quindi è un'avventura meravigliosa che ci permette anche di raggiungere nello sport dei risultati eccezionali, ma soprattutto la cosa più importante è che dando una postura migliore, un'energia migliore, un equilibrio migliore agli atleti, diminuiamo anche tantissimo le possibilità di avere degli infortuni, soprattutto di tipo muscolare, che per un atleta di alto livello è veramente un problema importante.
Quindi, dottore, questa nanotecnologia Tau Pacha ha trovato applicazione anche in ambito odontoiatrico? È chiaro che dopo averla utilizzata sulla postura, dopo averla utilizzata nel mondo dello sport e il mio lavoro, io sono un odontoiatra, ho cercato di portare tutte le risposte di queste frequenze di luce terapeutiche nel mondo dell'odontoiatria. Insieme a una mia collega, la dottoressa Vernacchioni, abbiamo sempre cominciato a strutturare insieme una serie di protocolli e abbiamo visto che abbiamo avuto veramente dei risultati eccezionali. Ma in che senso? Risultati sotto vari punti di vista, perché anche noi lavoriamo col dolore, anche noi odontoiatri abbiamo spesso problemi di contratture dei muscoli della mandibola, anche noi abbiamo pazienti stressati o che hanno paura, per esempio, di andare dal dentista. Ecco, quindi abbiamo veramente visto che possiamo migliorare le sedute odontoiatriche. Per esempio, applicando dei dispositivi proprio sulla mandibola, i pazienti riescono a mantenere la bocca aperta per molto più tempo, riescono ad aprirla molto di più questa bocca. Questo non è un problema da poco, perché molti pazienti spesso durante le sedute ci interrompono il trattamento perché cominciano ad avere un dolore alla mandibola, all'articolazione, oppure comincia un tremore. Proprio in quei soggetti che hanno spesso una disfunzione craniomandibolare. Ecco, applicando nanotecnologia questo problema è risolto. Come per esempio è risolto anche il problema di controllare in maniera più precisa il fatto di andare a fare delle registrazioni. Noi abbiamo sempre il problema di registrare le occlusioni dei denti e ho visto che applicando la nanotecnologia la ripetibilità di questa posizione è molto più performante e quindi mi sento molto più tranquillo nel poter registrare una cera, una chiave di occlusione che è quella che mi serve poi per ricostruire i denti dei miei pazienti. Gli effetti poi vanno anche sul dolore, cioè noi abbiamo anche cominciato a controllare il dolore, sia il dolore odontogeno, cioè il paziente che veniva a studio a volte con delle infiammazioni o dei problemi ai denti o alle gengive, oltre a quello che normalmente fiamo, applicando dei dispositivi nella zona dove stanno quei denti, per esempio, riusciamo a battere di quel dolore di più del 50, del 70%. Oppure il dolore causato da noi quando facciamo chirurgia. Tutto questo ha creato che cosa? Ha creato che consegniamo meno farmaci ai pazienti e molto spesso i pazienti non ce la fanno più a prendere farmaci perché già ne prendono tanti, a volte già hanno dei quadri clinici di intossicazione importanti e poi perché sta cambiando la cultura nei confronti del farmaco. Il farmaco quando serve è indispensabile, ma se possiamo farne a meno in alcuni casi e avere una terapia biofisica che ci aiuta di più, sinceramente questo per me è un vantaggio eccezionale. Nell'ambito sempre odontoiatrico, l'ultima grande frontiera che abbiamo fatto è stata poi alla fine quella di inserire la nanotecnologia all'interno delle nostre bite trasparenti perché la luce passa e quindi abbiamo visto che possiamo effettivamente inserendo delle strisce di nanotecnologia che emettono luce e che possono in qualche maniera far migliorare anche la comunicazione tra il cervello e la bocca, ma soprattutto tra il cervello e tutto il corpo. Questo ha aperto ancora di più e ha facilitato il mio lavoro perché i pazienti più facilmente accettano il bite e molto più ridotti sono i tempi di intervento che noi dobbiamo avere per poter riabilitare un paziente da questo punto di vista. Beh, dottor Angeloni, complimenti veramente per il suo entusiasmo e grazie infinite per averci portato soluzioni. A presto. Grazie a lei, buonasera. E ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione e vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro una buona serata.